L'intenzione che guida un po' questo programma è unire insieme l'ultima opera che Rossini scrive, che è il Guglielmo Tell, dopo la quale ha deciso di non scrivere più opere, e di mettere insieme invece quella musica che invece ha scritto dopo il suo ritiro dalle scene operistiche, quelli che lui chiamava i peccati della mia vecchiaia, che erano pezzi per pianoforte che lui desiderava non venissero pubblicati. Di fatto sono stati pubblicati molto dopo la morte di Rossini, però compositori italiani diversi, ma soprattutto Respighi, hanno preso questi pezzi per pianoforte, gli hanno dato una veste orchestrale, hanno proprio orchestrato questi pezzi per dare la possibilità al pubblico di conoscerli. Quindi questi pezzi sono stati conosciuti prima nella versione orchestrale, quindi nella trascrizione di Respighi, e poi sono stati anche conosciuti nella versione originale per pianoforte, in qualche modo disattendendo il desiderio di Rossini che i peccati della sua vecchiaia non fossero conosciuti. Di fatto sono pezzi di grande bellezza e siamo grati a Respighi che ha permesso a questi pezzi di continuare a vivere. Quindi l'ultimo Rossini operistico è quel Rossini che, lasciata l'opera, continua a scrivere questi pezzi per pianoforte, che però sarebbero caduti nel dimenticatoio se Respighi non li avesse presi e li avesse orchestrati. La musica non sta mai ferma, vive nel tempo, quindi si proietta in una direzione, va da qualche parte. Volerla imbrigliare sarebbe un peccato mortale, ma questa è anche un po', come dire, un'idea, potrebbe essere trasportata nella vita di ogni uomo, cioè ognuno deve aspirare a qualcosa nei rapporti umani, nei rapporti professionali. Potrebbe veramente diventare un simbolo alla musica per quello che dovrebbe essere anche una società. Una società dovrebbe evolversi, dovrebbe andare in qualche direzione, presumibilmente migliore. Quello che l'Italia ha è un grande numero di talenti che però trovano difficoltà nel far capire che la bellezza e il lavorare insieme, mettere il proprio talento al servizio degli altri, perché così gli altri possono fare brillare te e tu possa fare brillare gli altri, è difficile da capire. Siamo veramente molto individualisti e non c'è questo capire che oggi tutto si gioca nell'apertura e non nella chiusura, nell'andare verso l'altro e non nel richiudersi in se stesso. E invece il problema che io vedo in Italia è questo tentativo di questa paura dell'altro, questa paura del cambiamento, questa paura della sorpresa. Ma santo Dio, è importante invece sorprendersi, è importante avere questi sogni. Io spero che la musica aiuti a trovare il coraggio per cambiare, per provare, per cambiare le regole del gioco. Matilde, io t'amo, è vero, ma fuggire ti avvio.
Ben ti vengo, buon Dio, e nel dal ben ti vengo, buon Dio.